Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi vedremo come installare le mod con la nuova versione 1.09, ovvero la versione dell'extra pack numero 2 di Xenoverse 2. Prima di tutto si presuppone che abbiate una cartella pulita, senza mod installate. Voi magari mi direte, ok Feraz, io le mod installate, come faccio? Semplicemente dovete andare nel vostro xv2ins, fare tools, clear installation, che vi cancellerà praticamente tutte le mod. Fate yes. Io non lo faccio perché ho già delle mod installate e io lo andrò a fare su una cartella nuova di Xenoverse direttamente pulita. Quindi tranquilli che questo lo dovete fare se avete delle mod già installate. Fatelo, vi chiuderà il tool e possiamo iniziare con la nostra installazione. Prima di tutto dobbiamo andare su questi due link che troverete in descrizione, ovvero Tools by Eternity e XV2 Mods Installer. Prima di tutto scarichiamo il primo programma, ovvero XV2 Patcher. Cliccate qua, vi si aprirà una pagina di Mega, scaricatelo con Mega Sync oppure col Mega normale. Poi passiamo al secondo programma, ovvero XV2 Mods Installer. Fate lo stesso procedimento, scaricatelo appunto, io non lo faccio perché già l'ho fatto. Semplicemente poi dovete estrarre, facendo tasto destro, estrai file in xv2patcher 2.0 e estrai file in xv2ins, i due archivi che avete scaricato, e apriamo prima di tutto la cartella xv2patcher 2.0. Dobbiamo copiare all'interno della nostra cartella di Xenoverse le cartelle bin e xv2patcher. Come potete vedere io ho due versioni craccate e poi una versione originale messa direttamente nell'installazione di Steam con diversi scopi. Qua ci andrà poi la build per il Super Multiverse Pack, vi ricordo che lo potete trovare in descrizione, costa 5 dollari, ovvero 4 euro, ha un sacco di mod all'interno. Comunque, questa build ora come ora non ha mod, non ne ha. Quindi cosa faremo? Prima di tutto copieremo il contenuto di queste due cartelle all'interno di DBXenoverse 2 SMP Build, ovvero nel vostro caso nella vostra cartella di Xenoverse. Vi chiederà di sostituire, fatelo, e abbiamo installato il patcher. Ora dobbiamo fare un ultimo passaggio, ovvero andare in xv2patcher, aprire file.ini e modificare dei campi per aggiungere delle funzionalità. Prima di tutto dobbiamo attivare Unlock Chara All, mettendolo da False a True per sbloccare tutti i personaggi. Unlock Stage All per sbloccare tutti gli stage, quindi mettetelo pure questo in True. Poi attivate Offline Mod per giocare offline, anche se avete la versione craccata o l'originale non fa differenza perché tanto non potrete andare online nello stesso modo. E andando offline con questa opzione potrete tranquillamente attivare pure gli eventi solo online, come ad esempio l'attacco di Freezer. Attivate poi questa opzione Battle Timer per avere tempo infinito durante gli scontri, quindi per non avere il limite dei 3 minuti. Attivate poi AI Extend per permettere agli avversari e agli alleati della CPU di trasformarsi durante gli scontri. Attivate pure UI Enemy Portrait che vi permetterà di visualizzare il portrait, ovvero l'immagine del nemico affrontato durante lo scontro, quando ci sarà la barra della vita. Inoltre attivate FS Event Offline, mettetelo in true e vi comparirà praticamente l'assalto di Freezer durante gli scontri. Se siete modder e dovete fixare le vostre mod, attivate pure Log Loose Files, mettetelo su true. Infatti questa funzionalità vi permetterà che ogni volta che farete partire il gioco potrete avere un log chiamato xv2patcherlog.txt che vi farà comparire tutti gli errori e i file non caricati dal gioco per poter sistemare le vostre mod. Niente ragazzi, abbiamo installato il patcher, installiamo ora xv2ins. Copiamo la cartella xv2ins nella nostra installazione di Xenoverse. Ecco qua, abbiamo praticamente tutti i vari tool. Ora, c'è chi lo fa partire senza problemi e seleziona la cartella, ovvero il gamepad che dovrete selezionare appunto nella vostra cartella, dovrete andare in bin e selezionare dbxv2.exe. Poi farete ok e andrete avanti semplicemente. Ci sono persone che come me hanno l'installazione in Steam e o comunque hanno già un percorso preimpostato, non ho capito neanche io come. Fatto sta che semplicemente con questo metodo dovrete prima di tutto andare in disco locale C o dove avete installato il vostro sistema operativo, utenti, il vostro nome utente, appdata, roaming, andare in fondo, xv2ins, aprirlo. Se avrete dei file all'interno, cancellateli e copiate quello che troverete
in download, ovvero questo qua che vi ho passato io. Aprite la cartella xvideoins e copiate xvideoins.ini. Aprite questo file, troverete voi invece il file con scritto vostro percorso tra le virgolette e dovrete sostituirlo lasciando le virgolette, mi raccomando. Quindi fate tasto destro, copia indirizzo come testo, fate CTRLV oppure tasto destro di incolla e avremo il nostro percorso di installazione. Salviamo le modifiche, apriamo xvideoins e siamo nel nostro programma. Prima di tutto dobbiamo fare una cosa, ovvero associate x2m extension. Fatelo, vi comparirà l'aggiunta di informazioni, potrebbe costare la modifica, vabbè, queste cose qui. Fatelo, fate perfetto. Abbiamo installato appunto una patch nel sistema che permette di caricare i file x2m e aprire direttamente il tool. Quindi io qua nel mio fantastico desktop ho già una mod molto interessante, ve la faccio vedere, è l'hermano, il meme praticamente fatto dagli spagnoli. Potete o fare doppio clic su questa mod e installarla, oppure cliccare lì, fare desktop, aprire semplicemente el hermano, fate install to new slot e abbiamo installato la nostra mod. Ora però proviamo a far partire il nostro Xenoverse, quindi ve lo farò partire da qua e ci vediamo in game. Eccoci qui, siamo sul nostro roster di Xenoverse, vediamo se abbiamo installato la mod. Ed eccolo qui, lo so, fa ridere. Ecco el hermano installato in tutta la sua potenza. E niente, scegliamolo e facciamo un combattimento di prova per vedere se la mod funziona. Come potete vedere, il personaggio funziona senza nessun problema. Il moveset va, nessun crash, tutto come se fosse praticamente un personaggio ufficiale, quindi sì, tutto funzionante al 100%. Un'ultima cosa che dovete fare se non avete Xenoverse 2 craccato ma comprato è andare nella cartella dell'Easy Anti-Cheat e cancellare, o per meglio dire spostare nel desktop, copiarvelo da qualche parte e poi cancellarlo qua, mi raccomando, il file DLL Easy Anti-Cheat x64, che appunto non vi causerà problemi con le mod, perché normalmente se avete la versione originale questo file, questa applicazione vi bloccherà qualunque modifica ai file di gioco, quindi dovete per forza togliere questo file. E niente ragazzi, il video finisce qua. Penso di aver spiegato tutto per l'installazione delle mod, come potete vedere c'è la prova tangibile che funzionano e non c'è nessun problema. Quindi fatemi sapere se vi è servito il video, se vi sono stato d'aiuto, se avete dubbi o vi servono chiarimenti. E niente, lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove io insieme ad alcuni fan pubblico dei aggiornamenti sul canale. Detto questo raga, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!